La proposta di Birindelli è gradualistica. Il liberale o il libertario non è un utopista, un totalitario che vuole cambiare tutto e ricominciare da capo, ma propone una teoria evolutiva delle istituzioni, come il linguaggio, la moneta e il diritto, che derivano da un processo, derivano dagli esiti non intenzionali di azioni umane, intenzionali volte ad altri scopi. In particolare, la teoria evolutiva del diritto e delle istituzioni ha portato alla legge con la L maiuscola, intesa come principio, attraverso un processo spontaneo disperso di selezione culturale di usi e convenzioni. Quindi un approccio gradualistico, spontaneo e disperso, che può essere applicato anche all'inverso, cioè per ripristinare la difesa della legge, come esito inintenzionale di azioni intenzionali volte ad altri scopi. Nel caso dell'esempio, Mario si rivolge alle società di consulenze private, non per difendere la legge in senso astratto, ma per altri scopi, cioè per ottenere un beneficio personale, che è quello di poter utilizzare l'edificio, l'immobile come abitazione invece che come ufficio. Quindi il libertario, Birindelli in particolare, non vuole azzerare tutto per imporre una nuova idea di legge e un nuovo sistema politico, ma vuole dare alle persone strumenti per disseppellire gradualmente quell'idea di legge con la L maiuscola, che le persone hanno già dentro di loro, ma che è soffocata continuamente dal positivismo giuridico, e cioè dal costruttivismo applicato alla teoria del diritto. Il gradualismo ha anche degli svantaggi, prolunga la condizione delle persone che subiscono una illegittimità. Questa era l'obiezione di Rothbard al gradualismo, che diceva che era illegittimo prolungare queste situazioni e quindi il gradualismo era illegittimo. Un altro limite è che il gradualismo, in teoria poi, può diventare in pratica la perpetuità, ma in realtà il gradualismo della proposta di Birindelli, non è un gradualismo per tappe, un progetto per tappe. Infatti la dinamica del cambiamento nei singoli casi, come il caso di Mario e dell'abitazione e dell'ufficio, non presenta nessun gradualismo. Nel momento in cui la società di consulenza scelta da Mario pubblica il suo consiglio e fissa i tempi per la sua traduzione in pratica, allora il potere politico, mediante leggi fiat, è tenuto ad apportare una modifica immediata e completa, alla norma illegittima che impone la coercizione sui cittadini. Quindi la proposta di Birindelli è graduale, nel senso che, avviene progressivamente, attraverso un processo che richiede tempo, cioè la ricostruzione pezzo per pezzo della legge con la L maiuscola, ma non è una proposta graduale, gradualistica, nella dinamica interna di questo processo. In conclusione, dice Birindelli, il vero nemico della libertà non è lo Stato, ma sono le persone per bene, in buona fede, perché lo Stato è riuscito a chiuderle in una gabbia mentale, quella del positivismo giuridico, nella quale le persone per bene non sanno di stare, e che, essendo vinate in questa gabbia, non la percepiscono. Allora la lotta per la libertà non può iniziare da dentro quella gabbia, deve iniziare necessariamente da fuori, però c'è bisogno, della collaborazione necessaria di coloro che vi sono rinchiusi. Senza che, coloro che vi sono rinchiusi, in questa gabbia se ne rendano conto, quindi devono collaborare in modo inconsapevole, e lo possono fare, grazie a una struttura di incentivi che renda conveniente per loro, nei diversi casi particolari di loro interesse, cioè renda conveniente per loro utilizzare la legge Fiat per restaurare la legge vera pezzo per pezzo, invertendo in questo modo progressivamente l'idea di legge, dalla legge Fiat alla legge con la L maiuscola, cioè dalla legge che deriva dall'autorità alla legge in cui l'autorità deriva dalla legge come principio generale. Oggi è del tutto irrealistico pensare che questa inversione di idea di legge possa essere imposta per via istituzionale. Invece, con la proposta di Birindelli si può iniziare da subito, già, nella situazione attuale, situazione esistente, senza spendere denaro pubblico. Quindi, seguendo una via semi-istituzionale, che con un certo necessario gradualismo temporale, ma non metodologico, riporterà, appunto, verso la sovranità della legge e quindi della libertà.